Ciao, come procede questo pomeriggio? Anzi, siamo ormai alla sera natalizia. Noi qui a Napoli, come sapete, ci sediamo il 24 e ci alziamo da tavolo il 6 gennaio, quindi prosegue tutto alla grande. Allora, facciamo un altro video unboxing dei regali di Natale. Vi ricordo, se non avete visto il video pubblicato questa mattina di tutti i regali che mi ha portato, diciamo, Babbo Natale, andatelo a vedere. Allora, questo è il centro soccorso degli animali, ovviamente di Barbie, è veramente molto bello, sono contento che lo abbia ricevuto il regalo perché è fantastico, esprime una tenerezza e una dolcezza davvero unica. Allora, vediamolo un po'. La scatola è molto bella, qui abbiamo un logo Barbie con Barbie, Teresa e Nikki con il coniglietto. Qui ai lati abbiamo degli animali del bosco e una sacca una borsa del veterinario. È consigliato dai 3 anni in su. Ai lati abbiamo uno sfondo giallo con i nostri immancabili PUA. Qui ci mostra che possiamo mettere gli animali nel cestino. Poi ai lati abbiamo il logo Barbie e i PUA, mentre qui abbiamo un bellissimo sfondo di Barbie. Questo è l'altro lato e tutte le sue professioni. Allora, c'è la supereroina, l'insegnante, la calciatrice, la veterinaria, la dottoressa, la cuoca e la pittrice. Molto bella. E ai lati ci viene mostrato un po' il contenuto di questo centro soccorso gli animali. E qui c'è scritto, vediamo un po', c'è appunto centro soccorso animali e qui ci dice che i soccorritori di animali si prendono cura degli animali che non stanno bene prima di portarli nel loro habitat naturale. E qui varie scene su come possiamo giocare. Allora, adesso lo andrò ad unboxare e poi lo vedremo nei dettagli. Ci vediamo tra poco. Allora, abbiamo deboxato il centro soccorsi che, vi giuro, sembrava molto facile da costruire, ma questa parte qua, vedete queste cordicine per legarle qui, ci è voluta un'impresa. Mamma mia, che faticaccia, non so come cavolo le abbiano fatte, ma sì, vi assicuro che non le smonterò mai più. Allora, partiamo da Barbie. Barbie ha una divisa appunto da soccorritrice con questa bellissima magliettina rosa, qui appunto ha il distintivo di animali. Questo che, oddio, non mi viene il nome. Vabbè, l'avete capito, per visitare gli animali, scusate, ma sulla punta della lingua non mi viene. E poi ha un jeans corto e delle scarpe marrone. I capelli sono corti, raccolti in questo caschetto e sono piene zeppi di prodotto, laccati al 100%, proprio per lasciare appunto questo taglio. Non sapete quanta lacca hanno messo qui. Fortunatamente però questa, a differenza di quella che si trova a volte nelle Made to Move, non macchia e non sporca, quindi è rigida ed è rimasta proprio ferma così. Allora, vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a mettere questo alle orecchie di Barbie. No, non si mantiene, wow. No, non va. Comunque, vediamo un po' il centro soccorso animali di Barbie. Allora, qui sull'alberello, ecco qui, no, faccio prima a fare così. Allora, qui sull'alberello abbiamo questi deliziosi uccellini che sono ancora chiusi, non li ho mossi perché rischierebbero di cadere, quindi li abbiamo lasciati così. Poi qui abbiamo mamma coniglio con il suo piccolino, qui abbiamo invece mamma scoiattolo e il suo piccolino che stanno nascosti nell'alberello. Il piccolo può entrare e nascondersi e può anche uscire. Vabbè, eccolo qui. Ta-dam. Poi qui abbiamo una piccola volpe che sta praticamente arrivando al centro soccorsi. Ecco qui, soccorriamola alla zampina, poverina, e magari gli diamo anche un po' di latte. La mettiamo dentro.
qui invece abbiamo un carinissimo cerbiatto, è veramente puccioso, guardate qui quanto è carino, che sta appunto nella sua stalla. Infatti qui, come potete vedere, c'è il delfino. E, oddio, qui mi casca tutto. E ha il cibo. E ovviamente c'è un altro biberon che possiamo appunto mettere tra le mani di Barbie e dare da bere ai nostri amici. Allora, che dire, è un bellissimo set. Sempre più convinto che Barbie comunque metta in risalto dei valori, non solo appunto la moda e il fashion, ma anche l'amore per la natura e soprattutto verso i nostri amici animali. Quindi un set ampiamente consigliato. Se lo acquistate, state attenti qui, sono molto delicate queste corde, ci vuole una pazienza per metterle, però alla fine, una volta messe, ecco il risultato. Noi ci vediamo tra poco con un altro video. Continua il nostro pomeriggio di Natale con Barbie. Ciao!